Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, il podcast che parla di grandi storie e grandi birre. Io sono Roberto e come sempre, prima di cominciare, vi ricordo di iscrivervi al canale, commentare, mettere mi piace. Aiutatemi a far arrivare questo canale a più persone possibili. Come dico sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Ringrazio lo sponsor di questo video, cioè GamsGo, il portale di condivisione degli account e dei servizi streaming. Rimanete collegati fino alla fine del video per maggiori informazioni e un codice sconto pensato apposta per voi vacanzieri che seguite la versione di Barley. Al cinema non esce granché e ultimamente non ho molto tempo di guardare cose, quindi ho deciso di guardare cose a caso. Oggi parliamo di Immaculate, film molto recente, uscito in Italia l'11 luglio scorso, scritto da Andrew Lobel alla sua prima sceneggiatura e diretto da Michael Mohan, giovane regista abbastanza interessante, anche se non sono gli autori di questo film a renderlo appetitoso, bensì la sua attrice protagonista, cioè Sydney Sweeney, attrice che si è fatta conoscere al grande pubblico grazie alle serie Euphoria e The White Lotus, che ha la particolarità non solo di cimentarsi come attrice in ruoli e generi molto diversi tra loro, per esempio come dimenticarla in Madame Web, ma anche come produttrice. Immaculate è un film che, sotto la sua normalità, nasconde un'idea talmente folle da essere potenzialmente geniale. Idea che però ti fa pensare, cavolo, se avessero spinto proprio in direzione di quella follia, che filmone che sarebbe stato. Invece Immaculate si prende troppo sul serio. Immacoliamoci insieme dopo la sigla. Camera and motherfucking sound! Sydney Sweeney e il regista Michael Mohan non è la prima volta che lavorano insieme. Hanno infatti già collaborato in un film del 2021, cioè The Wires, film che trovate disponibile su Amazon Prime Video, che è un thriller psicologico non banale. Se vi capita, dategli un'occhiata. Altra figura tecnica che ritorna in Immaculate è il direttore della fotografia di Wires, cioè Elisha Christian, che in questo film, devo ammettere, fa un lavoro davvero eccezionale. Immaculate è ambientato in un antico monastero italiano e la fotografia di Christian, con poca luce, questa bella grana quasi da dipinto antico, fa letteralmente mezzo film. I film di genere pseudo-horror e le iconografie classiche della religione cattolica vanno a braccetto da decenni al cinema. E soprattutto le suore sono spesso protagoniste di questo sottogenere cattosplatter. Un genere dove si è detto e ridetto un po' di tutto, eh? Possessioni demoniache, molteplici avventi dell'anticristo, sacrifici di varia natura in nome della fede. Io non sono cattolico, non credo in nessuna religione in particolare. O meglio, ci credo come posso credere alla trama di Stranger Things. Rimango sempre molto colpito da quanto il genere umano abbia bisogno di credere in qualcosa che gli dia delle regole. Regole più delle volte legate al concetto di sofferenza, penitenza, redenzione. Questo dover costantemente chiedere perdono per ogni cosa, nella speranza di avere una bella vita dopo la morte, sinceramente non mi ha mai convinto. Il film Immaculate tratta piuttosto a fondo questo tema della fede cieca a tutti i costi, ma secondo me ha un enorme difetto. All'interno della sua genesi creativa ha un'idea fuori di testa, che però rimane intrappolata in una realizzazione e in una risoluzione troppo normale, troppo banale. Ora occhio che vi faccio un po' di spoiler. Praticamente il film è ambientato in un monastero italiano dove viene custodita un'antichissima e preziosissima reliquia, cioè uno dei chiodi che è stato usato per crocifiggere Gesù Cristo in persona. Un prete scienziato pazzo è riuscito a trovare tracce di DNA su questo chiodo, DNA attribuibile, secondo lui, proprio a Gesù Cristo. Questo DNA è stato isolato, riprodotto in laboratorio, supercazzole, e usato per ingravidare tutte le suore che abitano in quel monastero, nella speranza di dare vita ad un diretto erede di Gesù, sperando che abbia i suoi stessi poteri e che non si dimostri un essere umano come tutti gli altri, altrimenti tutte le religioni del mondo crollerebbero in un nanosecondo. Il personaggio interpretato da Sydney Sweeney è la fortunata suora che effettivamente riesce a concepire il figlio di Cristo dopo decine di tentativi andati a vuoto. Lei è la prescelta e usando proprio i dettami della religione cattolica la convincono di essere incinta grazie all'intervento dello Spirito Santo. La convincono di essere la nuova Madonna. Scusate, lo dovevo fare. E se vivi in quella realtà, se fai quel tipo di scelta di vita, perché non crederci?
L'idea è talmente folle da essere geniale. Il problema è che sia la protagonista che noi pubblico veniamo introdotti a questa verità, a questo progetto di ricreare in laboratorio il nuovo Gesù attraverso degli spiegoni. Roba che io odio. Pensate a cosa sarebbe potuto essere questo film se questa nozione del DNA di Cristo trovato sul chiodo ci fosse stata data all'inizio e se queste suore presenti nel monastero fossero state lì proprio per quello, volontarie, per sublimare la loro esistenza diventando le nuove madri del nuovo Messia. Magari invidiose l'una dell'altra, diffidenti, esaltate. E alla fine, sempre nel film che avrei voluto vedere, la suora che effettivamente riesce a mettere al mondo un figlio nato direttamente dal DNA di Gesù Cristo, obnubilata dalla sua stessa esaltazione, che bella parola, obnubilata, uccide tutti i presenti nel monastero con il potere conferitole dall'essere diventata la nuova Madonna. E da lì regnare in eterno, sovrana di un nuovo cattolicesimo. Che filmone sarebbe stato, roba da Lucio Fulci sotto acidi. Anzi, meglio, un soggetto da affidare direttamente ad Ari Aster. Il monastero fabbrica di nuovi potenziali di Gesù. Bellissimo. Invece Immaculate cerca di intraprendere la via del thriller, con scoperte che però non sono vere scoperte e colpi di scena che però non sono veri colpi di scena. Nel senso, una volta che il prete fa lo spiegone di quello che sta succedendo, di quello che succede dopo, te ne frega il giusto. Il finale è abbastanza controverso, nel senso Sydney Sweeney si trasforma in una sorta di John Wick che uccide tutto quello che incontra nel tentativo di fuggire dal monastero. E questa scelta serve soprattutto ad imbrattare un po' il film di sangue. Narrativamente non ha molto senso. La scena finale invece, che non vi spoilerò, è roba importante. Soprattutto da un punto di vista interpretativo. Cosa che mi ha fatto riflettere su come il genere horror, per attrici di un certo talento, stia sempre di più diventando un veicolo per mostrare proprio quel talento. Penso a Toni Collette in Hereditary o alla fantastica Mia Goth in Pearl e ora questa specifica scena di Sydney Sweeney in Immaculate, che vi assicuro è una delle poche cose che vi rimarrà appiccicata al cervello dopo la visione di questo film, insieme alla geniale idea del DNA di Cristo sul chiodo. Mamma mia che spreco. Immaculate è un film abbastanza innocuo, peccato perché in mano ad un regista folle come la sua idea di base sarebbe potuto diventare un cult. Prima di passare alla birra, un minuto della vostra attenzione per lo sponsor di questo video. Quanto costano gli abbonamenti delle piattaforme streaming più famose? Netflix 12,99€ al mese, Disney Plus 8,99€, Spotify per la musica 10,99€ al mese, Paramount Plus 7,99€, Crunchyroll 4,99€ al mese. Essere abbonati a tutte queste piattaforme contemporaneamente vi costerebbe quasi 46€ al mese, sono più di 500€ l'anno. Not a great plan. E se vi dicessi che è possibile abbonarsi a tutte queste piattaforme spendendo in totale meno di 15€ al mese? What? È possibile grazie a GamsGo, il servizio di sharing degli account condivisi. È semplicissimo, andate sul link in descrizione, scegliete la piattaforma a cui iscrivervi e mi raccomando inserite il codice sconto Barley per ottenere un 5% di sconto in più sull'abbonamento Netflix e un 2% di sconto su tutte le altre piattaforme. Inizia a risparmiare con GamsGo così avrai più soldi da spendere nelle tue birre preferite. Esistono le birre horror? Sì, esistono le birre horror, ma cosa sono nello specifico? Sono quelle birre che quando le senti nominare dici no, non è possibile che si siano spinti a fare una roba del genere. Quindi ho deciso di abbinare ad Immaculate una birra sulla carta estremamente horror, cioè la Puffo del birrificio Mr. B, che è una gelato pastry sour prodotta in collaborazione con il birrificio Anticorpo ed è fondamentalmente appunto una pastry sour che abbiamo già bevuto in questo canale. Fondamentalmente è la ricetta di un dolce trasformata in birra. Per questa specifica birra è stato usato il gelato Puffo. Dicono, perché non l'ho ancora mai assaggiata, che questa birra sia color Puffo. Let's check it out. Oh Gesù Cristo! Oh mio Dio! Oh cazzo! No ragazzi! No, mi sento male solo a guardarla. Vi giuro, non ho mai visto niente di simile in vita mia
e di birre ne ho bevute. La birra nel bicchiere si presenta esattamente come si dovrebbe presentare, cioè una spremuta di puffo con una bella schiuma persistente, che ci sta perché è una pastry sour, è giusto che abbia la schiuma, schiuma coloratissima. Ha un aroma che in questo momento non riesco a ricollegare a niente in particolare. È quasi a una caramella acidula. Assaggiamo. Oh mio Dio. Sa di ciupa ciupa, fondamentalmente. In bocca l'acidità non c'è. C'è solo una dolcezza estremamente esagerata. È una caramella liquida, fondamentalmente veramente un ciupa ciupa liquido. Non è il mio genere, però capisco l'esperimento. Divertente, ma non particolarmente riuscito. Quindi Immaculate, film che parte da un'idea folle e geniale, ma poi ha una risoluzione piatta e banale, abbinato alla Puffo. Anche questa birra parte da un'idea folle e geniale, ma il suo risultato finale non è particolarmente soddisfacente. E dalla versione di Barley tutto, buona visione, buona bevuta e non fermatevi alla prima. Cazzo mi tocca ribere sta Puffo.